quasi 20 anni di carcere più 3 anni di libertà vigilata è la condanna per Andrea Tombolini, il 46enne, che accoltellò 6 persone ad Assago, provocando la morte di un dipendente del supermercato, Luis Fernando Ruggeri di Trezzano sul Naviglio. Arrivano ora le motivazioni della sentenza, basata sul fatto che Tombolini fosse capace di intendere e volere al momento dei fatti. La giudice dell'udienza preliminare, Silvia Perrucci, nel motivare la sua sentenza di 19 anni e 4 mesi di reclusione per Tombolini, ha sottolineato che sebbene il suo comportamento fosse delirante, era coerente con la sofferenza che stava provando a causa dei suoi disturbi fisici e mentali, come anche dei problemi allo stomaco. Tombolini, infatti, disse agli inquirenti subito dopo l'arresto di volersi vendicare contro le altre persone che erano felici, al contrario di lui. Gli esperti psichiatrici interrogati dalla giudice hanno confermato che Tombolini era una persona fragile e che la sua condizione psicologica aveva contribuito alle sue azioni violente. Tuttavia, hanno anche chiarito che la sua fragilità non era così intensa da considerarlo completamente incapace di intendere e volere, da cui la sentenza di condanna. La giudice, nelle motivazioni, ha sottolineato che le sue azioni sono state estremamente gravi e che il pentimento esposto da Tombolini durante l'udienza è stato limitato e strumentale. Secondo lei, infatti, non ha dimostrato una reale comprensione critica delle sue azioni e per questo motivo non sono state riconosciute le attenuanti generiche nella sua condanna. Nonostante la sentenza, Tombolini non sarà rilasciato immediatamente dopo aver scontato la pena di 19 anni e 4 mesi, sarà invece sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per altri 3 anni. Questa decisione è stata presa dalla giudice sulla base della perizia psichiatrica che ha diagnosticato disturbi psicologici in Tombolini, rendendo necessaria la sua custodia in una comunità vigilata di cura, che sarà nel nord Italia.